risposta che è stata data di questo leader di Forza Nuova che non doveva esserci, che aveva i DASPO, eccetera. Lì sono stati fatti dei richiami molto precisi, un po' burocratici, ma insomma si poteva fare qualcosa, poteva essere fermato prima. Quali sono secondo te i punti aperti ancora? Io credo, diciamo, di punti aperti non ne rimangano molti, anzi forse non ne rimane nessuno. Gli unici punti aperti sarebbero dare un nome e un cognome al funzionario o ai funzionari che tra le 4:30 del pomeriggio e quando poi l'irruzione si è consumata in corso d'Italia hanno preso delle decisioni complicate, perché poi, diciamo, noi quando c'è un problema di ordine pubblico poi a valle ci si mette al VAR e si esaminano fotogramma per fotogramma gli errori che sono stati fatti sulla piazza. Bisogna sempre ricordare che nella piazza le decisioni vengono prese spesso, diciamo, in contesti molto complicati, e questo vale per le forze dell'ordine, vale per chi ha la testa di cortei, insomma, diciamo. Quindi a valle è sempre più facile giudicare. Detto questo, mi sembra che, diciamo, punti oscuri non ce ne siano rispetto alla dinamica dei fatti. C'è stato un errore, una scommessa, che è stata quella di alleggerire la situazione di pressione che c'era a Piazza del Popolo, perché poi non dobbiamo dimenticare che, come è stato poi dimostrato dopo gli arresti, l'obiettivo del corteo non autorizzato dei No Pass e in particolare di Forza Nuova era Montecitorio. Quindi l'obiettivo di quella, diciamo, l'assalto doveva essere dato al Parlamento, e questa era un'informazione che le forze dell'ordine avevano, perché gli ambienti di Forza Nuova storicamente sono tra i più ascoltati, diciamo, infiltrati e carotati, diciamo, tra tutte le sigle dell'estremismo di casa nostra. Quindi, diciamo, probabilmente io ritengo, diciamo, non credo di andare molto lontano dal vero, che quando si decide di autorizzare quel corteo che si dirige di fatto in una direzione opposta, la decisione è tarata perché si immagina in questo modo di allentare la pressione su Montecitorio, tenendo presente che quel pomeriggio il rapporto di forza tra forze di polizia schierate in piazza, circa poco più di 800 uomini e partecipanti alla manifestazione, era un rapporto di forza, diciamo, non sostenibile. Qui la Morgese ieri ha detto perché le informazioni fornite dall'intelligence andavano su una valutazione diversa come numeri inferiore. Questo sì, mi è sembrato un passaggio non... Però insomma anche lì, adesso con tutta, diciamo, con tutta franchezza, allora questo tipo di manifestazioni, anche questo lo abbiamo, diciamo, anche questo è un fatto che abbiamo acclarato, diciamo, la partecipazione si determina da forme spesso di convocazione, autoconvocazione, che viaggiano su chat in WhatsApp, cioè, diciamo. Allora, se avessero detto che la manifestazione avrebbe contato poche centinaia di persone e poi sono state 15.000, l'errore sarebbe stato molto grave. Il problema è che la questura attendeva probabilmente intorno alle 5-6.000 presenze, invece la presenza è stata più che raddoppiata. Dopodiché, ripeto, è evidente che degli errori ci sono stati, c'è, diciamo, e a contribuire a questi errori, e questo fu l'altro elemento su cui forse varrebbe la pena, di cui varrebbe la pena ragionare, è che Castellino, visto che è di lui che stiamo parlando, visto che lui poi è il protagonista di quel pomeriggio, Castellino, come spesso accade nel nostro paese, a un certo punto queste figure diventano parti del paesaggio, cioè si ritengono, diciamo, figure di folklore politico. E questo non solo da parte di chi governa, ma anche di chi è all'opposizione e, ahimè, anche di una parte della magistratura, perché Castellino, diciamo, come poi si è accertato dopo il suo arresto, di Castellino era stata chiesta già in estate la custodia cautelare. Custodia cautelare che era stata poi rigettata da un giudice dell'indagine preliminare del Tribunale di Roma.
Castellino è un soggetto che, diciamo, da anni infesta le piazze italiane insieme ad altri leader di Forza Nuova. Il problema è che, e questo è l'elemento mi sembra interessante, che Castellino, Fiore, sono Saronica, sono sempre stati ritenuti appunto poco più che folklore politico. Questo è stato un errore, credo, che poi ha contribuito anche a far sì che Castellino potesse diventare un interlocutore in quella piazza e per giunta un interlocutore a cui dare credito, perché poi Forza Nuova in quella piazza sostiene. Quindi è stata la persona con cui c'è stata la trattativa, questo dici? Sì, cioè nel senso che nel momento in cui si ritiene che il tuo interlocutore è un interlocutore, ripeto, dove tutto il ciarpame, cioè il ciarpame neofascista che si porta dietro è, ripeto, inoffensivo, no? Allora poi diventa potenzialmente un interlocutore di piazza. E allora l'idea è: benissimo, facciamogli fare questa carnevalata di fronte alla CGIL, si sfogheranno e poi se ne andranno a casa. E invece non è stato così. Sentiamo anche Martino Cervo.